Ciao ragazzi, questa mattina volevo fare un saluto speciale a una mia grande fan, Simona. Ciao Simona, un grande abbraccio, continua a seguirmi. Bene, e dietro di me, dietro le mie spalle, non si vede molto bene al momento, si trova il rifugio Verena o anche Forte Verena, famoso in quanto alla prima guerra mondiale hanno combattuto, hanno svolto cose analoghe su quel forte. Da qui non si vede molto bene, continuate a guardare il video e ci vediamo dopo lassù. Allora, per chi non lo conoscesse, il forte Campolongo si trova qui ad Asiago. Si arriva benissimo anche con la macchina o camper a Campo Longo. Dopodiché, chi è amante delle camminate, in questo caso come me, con circa un'ora di cammino, poco più, si arriva appunto a questo forte e a questo rifugio che è proprio quello lì. Stamattina la temperatura era di meno 6 gradi, abbastanza freddo, mentre invece oggi c'è una giornata incredibilmente bellissima. Sono circondato da pini e dopo pini ancora. Bellissimo. Arriviamo a circa un'altitudine di 2050 metri, dove appunto lì si sviluppa questo forte e questo rifugio. Ragazzi, il panorama continua a stupirmi, anche dietro le mie spalle, non so se potete vedere quante montagne, quante creste. Impressionante, bellissimo. Ragazzi, sono arrivato qui al Forte Verena dietro le mie spalle, bellissimo posto, ora ve lo farò vedere molto meglio, più da vicino. Questa qui dietro le mie spalle è l'entrata del rifugio Verena, 2020 metri ragazzi, giornata magnifica, meravigliosa. Se mi sposto un po', qui dietro di me si intravede il forte, andiamo a scoprirlo insieme. Questa qui, ragazzi, è una granata calibro 305 mm. Austro-ungarica, si chiama Skoda, come la famosa marca delle automobili, e appunto della guerra 15-18, 1915-18. Diciamo che l'originale di questa granata distrusse il forte Verena il giorno 15 giugno 1915, provocando la morte di 49 persone. Mi sono portato dietro il forte per farvi vedere un attimino com'è stato costruito. Eccolo qua. Qua ci sono delle tabelle dove appunto spiegano un po' i vari sentieri qui nella zona. Questi qua.
E poi qua la spiegazione un attimo del Forte Verena con la sua storia. Continuiamo a provare ad entrarci un attimino per vedere un po' di più all'interno, ma è tutto rotto. Non so se potete vedere. Vediamo anche di qua. Vediamo se riesco ad entrare. Dietro di me si intravedono ancora delle scritte della Prima Guerra Mondiale. Non so se riuscite a vederle là, impresse nella parete. Sto entrando, ragazzi. Questo era un posto di guardia, come dice la scritta. Questa invece era una cannoniera, probabilmente si saliva le scale e si andava su. Andiamo avanti. C'era un deposito munizioni. Continua e si sviluppa anche più avanti. Salgo questa scalinata. Qua c'era una postazione, probabilmente di, forse, non lo so, un cannone. Chissà, guardate che spettacolo, allo stesso tempo mi si lode qua dietro di me. Montagne bellissime, alcune innevate. Sali e scendi. Rifugio Verena. Più avanti ci sono delle scritte. Vediamo cosa dice, cosa spiegano questi cartelli alle mie spalle. Allora, il primo rappresenta praticamente le varie cime che ci sono dietro di me, tipo Campo Luserna, Becco di Filadonna, Monte Basson, Pazzo Vezzena, Busa Verle. Dopo più avanti ci sono le Dolomiti del Brenta, sempre là. Dopo c'è Spitz Verle e altre tante. Il grande attacco, sì signori, il grande attacco per alleggerire la pressione contro i nostri punti di appoggio vengono distrutti con i mortai da 300 mm. Dopo 4 settimane di bombardamento, i forti italiani di Verena e Campolungo, nostri terribili avversari, poiché si sovrastavano di 500 metri. Uno di essi era munito di 4 cannoni da 150 mm a lunga portata. Protetti da cupole corazzate, potevano battere tutta la regione fino al lago di Caldonazzo. La loro scomparsa ci riempie di gioia. Ci è dato finalmente vedere squarciate anche le loro torrette blindate. Verena, quella dannata bestia, non è più che un ammasso di rovine. Sui suoi spalti nessuna sentinella camminerà più.
Ragazzi, questo video continua nel farvi vedere altre cime come Porta Manazzo, poi là c'è la catena del Lago Rai, la cima Larici, un po' più a destra, la Porta Renzola, la cima Portule, le Pale di San Martino, appena appena un po' più in là, Monte Colombarone e Aia dell'Orsara, con un'altezza di 1890 metri. Voglio scendere di qua, ragazzi. Vedete? Vediamo dove mi porta. Ragazzi, sto scendendo l'altra scalinata, molto ripida, qua c'era un osservatorio, come dice la tabella. Punto da guardare anche qui. Deposito munizioni. Andiamo a scoprire cosa c'è qui. Dove va? Ma niente, mi porta praticamente a questo panorama molto bello. C'è un po' di precipizio per chi soffre di vertigini. Eccolo qua. C'è un'infinità di aerei che volano continuamente. Non so se notate le strisce. Proseguiamo. Ecco, diciamo che da sopra, ripeto, c'erano le cannoniere, deposito munizioni, e questo praticamente, ragazzi, è il forte. È il forte Verena. Qua c'è un'altra scalinata, ci porta a un piano inferiore. Non so quanta luminosità ci sia. C'è scritto Poterna sulla scritta qui in ferro. Poterna, praticamente passava un binario perché per terra si vedono i solchi. E là in fondo c'è qualcos'altro. Andiamo a vedere. Qui dentro volevo precisare che si incanala una certa arietta. Ragazzi, che figata! C'è un sensore di luce, eccolo lì, che illumina questo passaggio. Andiamo a vedere dove ci porta. Porta Verena? Ci saranno i fantasmi? Qualche scheletro? Chissà, andiamo a vedere. Qua c'è una grande sala, ovviamente è sbarrata dietro di me. Continuano i sensori di luce come questo. Andiamo a vedere. Proseguiamo. Un po' più scuro qui. Qua c'è questo passaggio, un po' più luminoso. Questo è il soffitto. Vedete un buco, passa il cavo della corrente. Seguiamo, ragazzi. Andiamo, andiamo. Qui c'è un buco, non so dove va a finire. È sbarrato. Qui ce n'è un altro, la mia sinistra. C'è qualche data impressa con qualche scalpello. Qua
qualche scritta e niente, questo è il Forte Verena. Un'altra volta scendo la scalinata e mi porterà fuori. Sto uscendo, eccomi qua, sono fuori, sono all'esterno. Questo è il forte. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like, iscrivetevi al mio canale che mi dà modo di continuarlo a far crescere. Vi saluto e un abbraccio a tutti con un cane che mi sta venendo a trovare, non so di chi sia. Ciao ragazzi!